Soverato Rino Gaetano Band, essenzialmente tour, e noi abbiamo Alessandro Gaetano, nipote di Rino. State portando in giro la musica di un mito. È una responsabilità grossa, ma è anche bellissimo vedere l'affetto della gente che vi viene a sentire. L'affetto principalmente viene da persone piccolissime, da bambini che vengono a loro volta portati da questi genitori che hanno inculcato Rino a appena nati magari, e questo è soltanto che un grande piacere. Poi trovarsi qui a Soverato, al paese, o comunque alla cittadina, del nostro tastierista è un grande onore, e come emozionato lui lo siamo anche noi. E in questo concerto ovviamente ricorderemo una persona scomparsa, che è Nico, a cui va il nostro caloroso saluto lassù. E quindi possiamo dire che anche se è sera il cielo è sempre più blu e ci sono Rino e in questo caso anche Nico Cento, di cui si ricorda la memoria. Beh, questo è il nostro secondo appuntamento, e il primo anno non eravamo qui a Soverato, sempre per Nico, ma ora siamo qui e siamo ben contenti sempre di ricordarlo, perché è giusto. C'è un sacco di gente che si è già assiepata e noi ringraziamo per la disponibilità a pochissimi minuti al concerto. Qual è l'emozione prima di un concerto suonando poi Rino Gaetano? Beh, aspettarsi magari qualche sguardo particolare, qualche canzone che viene seguita un po' più delle altre, qualche labiale che ci segue passo passo, è una grande emozione, oppure vedere magari quattro salti mentre uno comincia a fare Ai Maria o brani un po' più movimentati. Io sono anziano e abitavo sulla Nomentana, è un posto bellissimo ma che in quel punto dell'incidente è un po' triste, ma la tristezza si trasforma in gioia. Beh, noi lo abbiamo trasformato nel Rino Gaetano Day, come dimostra questa t-shirt, che è un appuntamento che va avanti ormai dal 2011 e insomma coinvolge tantissimi amici e fan di Rino. Nonostante gli anni siano passati, viene ricordato attraverso quel giorno che è stato sfortunato, ma per noi è diventato un momento per regalare a tante persone la musica e i testi di Rino. La Rino Gaetano Band è il concerto per Nico. Soverato si mobilita nel ricordo, ma anche godendosi uno spettacolo veramente di alto livello. Francesco Cento, cosa è successo? Innanzitutto grazie a Soverato 1. È successo che abbiamo voluto ripetere il concerto per ricordare mio fratello per due motivi. Uno, perché molti suoi amici lo scorso anno non sono potuti venire a Petrizzi e quindi mi hanno chiesto, che avevano piacere di rivivere le stesse emozioni che abbiamo vissuto l'anno scorso con la Rino Gaetano Band. E poi Lele Amoruso ha collaborato e ha voluto pure lui fortemente questo concerto, e quindi assieme abbiamo organizzato questa serata. E abbiamo detto con Alessandro Gaetano che anche se è sera, nel cielo blu in alto ci sono Rino e Nico che ci guardano, e noi vogliamo bene a tutte e due. Ovviamente Rino è un artista della nostra terra di fama internazionale, mio fratello è nel suo cielo, era un pilota nel suo cielo blu. Signor Cento, grande affetto, anche il tastierista e la band, ma un po' tutti, perché il ricordo è forte, l'amicizia e l'affetto notevoli. Il tastierista Michele Amadori è un elemento fondamentale della band, bravo come tutti gli altri e poi un carissimo amico, e ho avuto il piacere e l'onore di donare a lui le tastiere che mio fratello usava per suonare, perché mio fratello faceva parte di dei gruppi a Roma e la musica assieme al volo era una delle sue forti passioni. Buonasera, è un piacere per noi avere, un onore per me avere qua il primo cittadino di Serra San Bruno, Alfredo Barillari. E come sai, i nostri comuni sono legati da tantissimi secoli di storia, ben sette secoli appunto ci hanno unito, e il 15 di agosto del 1994 appunto, con la donazione dell'Arsafie e di conseguenza anche i casali di Bingi, Bivongi e gli Apostoli, hanno fatto poi parte della Certosa di Santo Stefano del Bosco, sono stati donati appunto da Ruggero il Normanno. In questi sette lunghi secoli di storia ci hanno legato anche dal punto di vista delle tradizioni e della cultura. La nostra lingua ha molto in comune, abbiamo anche nomi, cognomi, insomma, Zaffino ne sono una dimostrazione.
il mercato stesso dell'Abbadia prende nome proprio da Abbadia, questo quartiere dove c'era la cancelleria appunto dell'abate, dove si svolgeva la vita pubblica del paese. Noi con questo incontro quest'anno abbiamo voluto rinsaldare questo patto di amicizia, che non si riferisce solo appunto ad una storia che ci ha legato, ma anche ad un futuro che sicuramente ci continuerà ad accomunare. Come sai, facciamo entrambe parti del Parco delle Serre, quindi facciamo parte di una stessa realtà. Siamo nella progettazione dello SNAI, anche quello è un altro punto appunto che ci rende parte dello stesso contesto. Quindi ci tenevamo appunto a rinsaldare questo patto di amicizia con la città di Serra San Bruno. E in questa occasione ti voglio consegnare una moneta coniata per il mercato dell'Abbadia. Si tratta di una moneta appunto che rappresenta il mercato dell'Abbadia, che è stata realizzata da un orafo bivongese trapiantato ormai da diversi anni a Firenze, che è Carlo Amato, un orafo molto affermato perché ha realizzato tantissimi gioielli per film importanti quali Medici, Leonardo e tanti altri. E poi se ti va possiamo insieme firmare un documento proprio per, come dicevamo prima, per rinsaldare questa amicizia tra i due comuni. Assolutamente, che bello. Non ho gli occhiali, magari leggi tu perché... Assolutamente. Allora, leggo per... Sì, una nota bellissima. Prendo il microfono. Allora, il giorno 18 del mese di agosto dell'anno 2024, in occasione della chiusura della tradizionale festa del mercato dell'Abbadia, istituita a Bivongia nell'anno 1994 e annoverata dai grandi eventi della regione Calabria dall'anno 2011, nella pubblica piazza detta del Popolo, tra il comune di Bivongia e il comune di Serra San Bruno, già feudi della certosa di Santo Stefano del Bosco, visto le comuni origini, i legami e le relazioni sociali, economiche, religiose e culturali intercorse nei secoli, considerato che entrambi i comuni oggi insistono nel Parco delle Serre e fanno parte del sistema Strategia Nazionale per le Aree Interne, versante Ionico Serra, con Serra San Bruno comune capofila, atteso che lo SNAI rappresenta una politica nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale, che mira a contrastare la marginalizzazione di fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro paese, stanti gli interessi comuni per la valorizzazione del territorio e il recupero delle tradizioni e della storia identitaria legata alla lunga comune sudditanza alla certosa di Santo Stefano del Bosco dal 1094 al 1768, nell'interesse generale di reciproca collaborazione si stabilisce il seguente patto di amicizia tra il comune di Bivongi e il comune di Serra San Bruno, qui rappresentate dai rispettivi sindaci pro tempore che sottoscrivono il presente atto. Grazie, assolutamente, lo sottoscrivo con grande, innanzitutto, amicizia, stima e piacere. Quello che ha detto la sindaca prima lo sottoscrivo, ma perché anche tra l'altro è riportato in calce su questo bel documento che avete preparato, e sono veramente emozionato e grato perché mi aspettavo di farmi una passeggiata, tra l'altro mi sono già scalato Bivongi, sono un po' sudato, però mi è piaciuto perché è veramente un bellissimo paese, e complimenti tra l'altro a Bivongi che ha eletto una sindaca, devo dire la verità. Anche questo significa, come dire, avere uno stimolo in più anche per quanto riguarda i ruoli di genere, le pari opportunità, e spero che tu possa incidere in questo come già fatto con la tua elezione. Quindi vi aspettiamo a tutti quanti voi a Serra San Bruno, perché anche noi abbiamo delle iniziative in itinere, quindi speriamo che possiate venire, perché no, anche all'inaugurazione del piazzale di Santa Maria che stiamo riqualificando, e sicuramente sarà una bella festa anche quella là, quindi vi inviteremo, ma sono, ripeto, molto felice e onorato io di essere qui, anche perché, come dicevamo prima e leggevamo nel documento, oltre al Parco delle Serre abbiamo la SNAI, la Strategia Nazionale delle Aree Interne, che è uno strumento appunto di coesione territoriale, e da questo punto di vista noi ci troviamo. Nel 2023 i paesi dell'Unione Europea hanno prodotto 32,5 miliardi di litri di birra contenente alcol e 1,8 miliardi di litri di birra analcolica o a bassa gradazione, lo rileva Eurostat. Rispetto al 2022 la produzione della birra tradizionale è diminuita del 5%. Per quanto riguarda quella analcolica si è registrato un aumento del 13% rispetto al 2022.
Tra i diversi paesi, la Germania continua a essere il principale produttore, con una quota di mercato del 22% del totale dell'Unione Europea. A seguire Spagna, Polonia, Paesi Bassi e Belgio. Sulle esportazioni guidano i Paesi Bassi, seguono Germania, Belgio, Repubblica Ceca e Irlanda. La Francia è il maggiore importatore di birra. Tra i paesi extra UE è il Regno Unito ad affermarsi al primo posto sia per importazioni che per esportazioni verso e dall'Europa. Il turismo è tra i settori più a rischio, con un tasso di default di oltre il 4%, superiore alla media delle società di capitali italiane. Inoltre, gli importi dei finanziamenti erogati alle imprese del comparto sono in lieve contrazione, mentre sul fronte dei pagamenti commerciali sale il numero delle aziende che pagano con grave ritardo. Sono alcune delle principali evidenze emerse da uno studio condotto da CRIF, che per la fine del 2024 stima un tasso di default in ulteriore crescita, con un incremento di 1,2-1,3 punti percentuali rispetto al 2023. Le prospettive tengono conto di un contesto di instabilità a livello globale, su cui continuano a pesare i conflitti di Ucraina e nel Medio Oriente, tassi di interesse ancora su livelli elevati, sebbene leggera diminuzione, nonché le incertezze in termini di traiettoria politica ed economica in Cina e le elezioni negli Stati Uniti. Rispetto al dato medio italiano, inoltre, il turismo registra meno pagatori puntuali, il 20%, maggiori criticità sono evidenziate da ristoranti e bar e ritardi superiori ai 30 giorni nel 19,4% dei casi, percentuale più che doppia rispetto a quella osservata su agenzie di viaggio e alberghi. Calano i prestiti a privati e famiglie. Come rileva la Banca d'Italia, a giugno i prestiti al settore privato sono diminuiti dell'1,6%, mentre quelli alle famiglie si sono ridotti dello 0,9%, sempre su base annua. Giù anche i prestiti alle società non finanziarie, meno 3,4%. In aumento invece i depositi del settore privato, così come la raccolta obbligazionaria. In lieve calo i tassi sui mutui concessi alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, che a giugno si sono collocati al 4,02% dalla 4,04% di maggio. La quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a un anno è stata del 10%. Sempre secondo Banca Italia, il TAEG, ovvero il tasso annuale effettivo globale sulle nuove erogazioni di credito al consumo, si è collocato al 10,29%. SOS caldo, cosa c'è di meglio di una buona fetta di anguria, magari freschissima, da gustare proprio per rinfrescarci? Ma io oggi vi voglio proporre l'anguria sotto forma di drink. Noi possiamo davvero realizzare un drink super buono da bere, super vitaminico, ricco di minerali, che ci aiuta ad idratarci, a tirarci su. Tra l'altro, l'anguria contiene anche beta carotene e antiossidanti, davvero un alleato anche della bellezza della pelle. Non a caso la natura è perfetta e proprio in questa stagione ci regala questi frutti ricchissimi di acqua, quindi molto idratanti e anche alleati del benessere della pelle. Con cosa l'abbino? L'abbino con del lime, perché mi piace proprio l'abbinamento del dolce dell'anguria con questo gusto un pochino più agrumato e più, diciamo, amarognolo del lime. E vi assicuro che si sposa benissimo. Allora, prendete dell'anguria, magari cercate di non mettere troppi semi, quindi eliminate i semi, quelli troppo visibili, poi se ce ne dovessero andare a finire, insomma, qualcuno, non importa. Ecco qui, tagliate a cubetti e mettete tutto all'interno di un mixer o di un frullatore. Più è fredda l'anguria, e insomma, e più buono sarà il nostro drink. Potete anche ovviamente rinfrescare poi con dei cubetti di ghiaccio. Poi andiamo a mettere del succo di lime, di mezzo lime. Un goccino di acqua per renderlo un pochino più fluido e un paio di foglioline di menta, che è rinfrescante, digestiva,
ci regala davvero anche, no, un buon profumo alla bocca. Dopodiché andiamo a frullare perfettamente. Eccolo qui, prontissimo, freschissimo. Potete anche servirlo con un calice. Allora, una volta frullato, già qui si sente proprio la menta, l'anguria, il lime. Super liquido. Eccolo qui. Pronto da bere. Sono tanti interrogativi che mi vengono rivolti quotidianamente sui miei profili social e ho fatto una riflessione in realtà, perché più o meno tutti lamentano problemi o di intolleranze o di non riuscire a perdere peso o di allergie. E allora mi sono chiesta e ho domandato a degli esperti: ma può lo stato emotivo influenzare in maniera determinante la nostra predisposizione genetica e quindi in qualche modo influenzare l'insorgere o il peggiorare di alcuni, appunto, problemi come la difficoltà a perdere peso, oppure il fatto di riprendere peso? Uno dimagrisce, ci fa tanta fatica a perdere peso e poi lo recupera. Ecco, ho pensato di rispondere proprio ad alcuni interrogativi che ho appuntato, che sono quelli che mi vengono rivolti. E il primo è proprio questo: dice, ma perché si perde peso e lo si riacquista? Ecco, perché la risposta, diciamo, che mi è stata data è perché se non cambiamo il nostro modo di essere, quindi in un certo senso facciamo un po' anche un lavoro a livello emotivo, psicologico, la dieta, ci si è messi a dieta, diventa solo una forzatura a cui sottoponiamo l'organismo, che come un elastico, mi è stato detto proprio così, si stressa per poi tornare allo stato iniziale. Quindi cosa significa? Che in realtà, come tante volte io mi sono trovata a raccontare, a spiegare, a dire, che il dimagramento è come una sorta di viaggio dimagrante, dove uno deve prefiggersi un obiettivo, una meta, deve, se parte arriva da qualche parte, e durante questo percorso deve sentire però l'entusiasmo di questo viaggio, non deve sentire la punizione, perché quando si fa un viaggio, normalmente uno lo fa per, anche per conoscere cose nuove. Nel caso del nostro organismo, che cosa vuole conoscere? Per esempio, la capacità che abbiamo di controllare le nostre emozioni, i nostri momenti, per esempio, di smania, di fame, che io dico sempre, quando avete quella forma un po' emotiva di dover per forza prendere qualcosa, un bel bicchiere d'acqua, sorseggiare dell'acqua, credetemi, può essere un validissimo aiuto, non lo dimenticate. Tra l'altro, oltre a dare questo, come posso dire, questa distrazione alla smania di spiluccare qualcosa, facciamo anche un grande benessere al nostro organismo, perché ricordate che l'idratazione è alla base non solo della nostra salute, ma anche del nostro, come posso dire, della nostra longevità, perché uno dei problemi del passare degli anni è che, non avendo più lo stimolo della sete, si beve poco e si invecchia prima. Quindi acqua.